lezione di matematica per tutti, una esplosione e più di 14.000 studenti partecipanti alle selezioni, più di 1.500 studenti ammessi alle gare finali. Un'esplosione di entusiasmo, una matematica che unisce e non esclude, una matematica che fa gruppo, che fa parlare i ragazzi non in termini di disagio, ma in termini di gioia, di partecipazione, di felicità, di coinvolgimento, di passione. Questo è lo spirito che è Matematica per Tutti e che vuole portare a tutti i ragazzi d'Italia. Ciao! Ciao! In bocca al lupo, viva i mate fuori, eh! La media del nostro punteggio era la più alta in tutta Italia. Sicuramente la più numerosa in assoluto, sono circa 1.500 i ragazzi coinvolti nelle gare oggi. Pianto nuovo e qualche problema in più, perché ovviamente aumentando il numero è sempre un po' difficile organizzare tutto, ma grandi sorrisi, grande divertimento, grande fatica e grande gioia di giocare con la matematica e come sempre con il parco. I ragazzi più grandi, chi ha giocato gli anni scorsi, ci ha dato una mano, ci ha sostenuto, hanno fatto la fatica di essere giudici loro questa volta ed è sempre bello vedere lo scambio di ruoli da giocatore a giudice ad organizzatore. E come sempre buona matematica per tutti. È molto divertente, diciamo, anche cercare avere una sorta di potere in qualche modo. È un bel effetto, un bel effetto. Sembra quasi di essere un professore effettivamente, quindi carino. Un'altra bellissima fatica, quest'anno ancora di più, con 1.800 studenti da tutta Italia, con i loro docenti, accompagnatori, tantissimi genitori che sono venuti qua in questi due giorni. Abbiamo dato quest'anno un premio speciale anche alle classi campioni d'Italia, perché alcune si sono distinte portando qui tutta la classe per gareggiare nelle varie competizioni. È stato anche un modo per premiare quello che è il nome di questa competizione, cioè Matematica per Tutti, quindi abbiamo potuto mostrare agli insegnanti, agli studenti e ai loro genitori di come questa competizione voglia essere un'occasione per recuperare il valore della matematica come qualcosa di inclusivo, qualcosa non di esclusivo, ma qualcosa che ci permette di recuperare il nostro valore umano, come diceva anche la professoressa Mignangasca oggi. Questa è una competizione, ma la cosa bella è vedere tutti quanti contenti, quelli che hanno vinto, quelli che hanno perso, quelli che hanno semplicemente goduto dell'atmosfera e del clima che hanno vissuto qua dentro, e soprattutto gli attestati di stima di tanti colleghi, di tanti genitori che ci hanno ringraziato anche uno per uno per dirci come è stata per loro un'occasione di scoprire delle cose che non sapevano, non solo della loro disciplina ma anche dei loro studenti, dei loro figli, e su questo ringraziamo tutti quanti perché è il motivo per cui questo progetto è nato 6 anni fa. Progetto super bellissimo, nel senso che si presta, quest'anno abbiamo anche fatto dei corsi di formazione alle elementari, si presta proprio anche come curriculum verticale tra elementari e medie. Così sfatiamo il mito della materia ostica, no? Loro fanno matematica divertendosi, la facciamo anche durante la ricreazione, facciamo i campus di matematica, diciamo che a noi piace molto questo lavoro. Ciao Guicciardini! Non ho niente da dire, magico questo posto anche! Anche Marzia! 1, 2, 3, Cerretto, ole! Siamo felicissimi di essere qui anche quest'anno, siamo tantissimi da Recanati, adesso ci aspetta la gara di geometria, siamo carichi, speriamo di vincere almeno una posizione in finale. Sono contento di questo risultato, di essere arrivato fin qui e ci siamo allenati molto per arrivare in finale, e però ce l'aspettavamo perché comunque siamo forti. Grande, grande! Sempre di più, sempre più persone, sempre più entusiasti. Ed è bello vedere i bambini, piccini, quelli della seconda e della terza sono meravigliosi, piccini piccini, quelli un po' più grandi che si mettono in gioco, tanto entusiasmo. Speriamo che poi ci arrivino così belli carichi all'università, perché così vi vogliamo. I ragazzi hanno sicuramente avuto una bella risposta e la stanno dando anche oggi, perché sono entusiasti, sono
assolutamente motivati e siamo sicuri che alla fine sarà una bella soddisfazione per tutti al di là del risultato. Aspetta, no, uguale, però, uguale. Sì, ci serve la parentesi, perché 5 più 4 è 9. Mi sono divertita ed è stata una bella esperienza. E poi sarò molto felice se vincerò e sarò tranquillo se parliamo. Vabbè, ciao.